cinema, teatro, televisione. È Gianluca Impastato! Sono io! Grazie! Veramente, che accoglienza! Sentire in un centro di accoglienza, grazie! Che bello! Facciamo un applauso alla presidenza band che ci vuole. Grazie a tutti! Grazie anche alla tecnica, Alessio! Bene, buonasera! Mi presento per chi non mi conosce, Gianluca Impastato, 30 anni VIP. È la prima volta che il pubblico prende per il culo il comico. Non cominciamo benissimo. Comunque sono un VIP di nome di fatto, per chi non ci crede. Anzi, chiedo scusa per il ritardo, ma anche oggi ho lavorato da VIP. Ho fatto uno spot sulla depilazione definitiva. Mi hanno preso per un pelo, andata bene, ma ho fatto tante cose qua nella zona del Viterbese. Ho sfilato la fiera del tiro a piattello a Viterbo, lì mi hanno preso al volo. Ho sfilato la fiera della castagna a Roma, due maroni. Però il massimo della mia carriera, lo dico senza falsa modestia, è stata quando ho sfilato per Dolce Gabbana. Anche loro mi hanno preso parecchie volte. Diciamo che Dolce Gabbana mi hanno inserito nel mondo del lavoro, e se cerchi lavoro con Dolce Gabbana un buco lo trovi. Grazie! Altrimenti lo trovano loro, state tranquilli. Essendo un VIP, anche se qualcuno di voi ancora è un po' scettico, sono stato anche a Hollywood, perché per noi VIP Hollywood è il nostro habitat naturale. Appena arrivato a Hollywood ho detto: se faccio successo qui, col cavolo che torno in Italia. Eccomi qui per voi, voglio sentire il pubblico di Vitor Chiano. A Hollywood ho lavorato nel mondo del cinema, perché io lo dico qui, sono un VIP umile. Sì, un VIP umilissimo. Io ho cominciato con i lavori più umili a Hollywood, ho fatto il doppiatore di film porno. Per iniziare, mi hanno licenziato subito. Purtroppo venivo prima dell'attore. E che il sincro non mi veniva benissimo. Mi hanno anche chiesto di girare un film porno. Ma io sono un VIP umile e con dignità, e gli ho urlato in faccia: vergognatevi, io non vendo il mio corpo per soldi. Quindi l'ho girato gratis. La coerenza, mi hanno detto che paga sempre. Ho avuto anche tantissime donne, essendo un VIP molto bello, simpatico, affascinante e anche con una bella voce. Non è che siete stronzi, eh? Volete sapere con chi sono stato? Allora, posso fare però i nomi ma non i cognomi, ok? Ci siamo? Sono stato con Belen. Ho detto mica cognome. Sono stato con la Martina, la Veronica, la Valentina, la Wanda, la Simona, la Stefania, la Carolina, la Carlotta. E potrei andare ancora avanti per molto. Uno mi fa: senti, ma qual era la più profumata? Gli ho detto: lavanda. Tutte donne che mi si danno al 100%, tranne una che mi si dà al 22. Al 22. Oh, l'ho fatta in Vaticano, non l'ha capita questa qua. Ho chiesto qualcosa a te? Anche la televisione per noi VIP, la televisione va molto per la maggiore, la RAI mi sta cercando ormai insistentemente da parecchio tempo, e sto dicendo la RAI.
mi sta cercando ormai da parecchio tempo, d'altronde non sto pagando il canone, però mi fa piacere essere cercato. Progetti futuri: dopo questa serata qua a Vitorchiano io girerò il mondo a promuovere questa nuova linea di pantaloni energizzanti cinesi. Non so se li conoscete, i ginseng. Li conoscete? Voglio essere anche un VIP a 360 gradi, voglio fare tutto. Mi sono iscritto anche a un corso di salsa e dopo domani imbottigliamo. E noi che fa? E là, lo sapevo. No. Oddio come brucia. No, mai ma. Chiedo scusa, ma brucia tantissimo. Dove uscì fuori? Chiedo scusa per questa immagine poco edificante, ma sono diventato da poco testimonial di questo nuovo detergente intimo messicano. Scusate se mi gratto, ma nel mio intimo c'è chili. Grazie, scusate l'impasse. Ma allora sfruttiamo anche questo momento per salutare il Comitato Feste di San Michele Arcangelo di Vitorchiano. È stato molto difficile avermi qua questa sera. Io sto facendo una tournée internazionale in giro per il mondo, arrivo direttamente in aereo da Bomarzo. E ridono. Cazzo, guarda che non posso. Io sono atterrato qua all'aeroporto di Vitorchiano. Ho chiamato Pier, faccio: Pier, c'è qualcuno che mi può accompagnare qua in piazza? Mi ha detto: non ti preoccupare, sei la star della serata. Pur di averti qui questa sera non abbiamo limite di spesa. Però sono un VIP umile, gli ho detto: no Pier, guarda, mi basta un passaggio, non facciamo cose. No, ti faccio venire a prendere, mi ha detto, dalla macchina presidenziale che fu del presidente americano Bush. Quindi ho preso l'autobus che mi ha lasciato a 600 metri ancora. Applauso a tutto il Comitato Feste, grazie! Anche in fondo, ciao ragazzi! Che belli che siete. Allora, per chi non mi conosce, io ho fatto per tanti anni un programma che si chiamava Colorado, facciamo giusto un sondaggio. Quanti di voi vedevano Colorado? Alzate le mani! Giù le mani! Quanti di voi vedevano Zelig? Bastardi! Queste stronze bastardi queste cose sono. Guarda che so, cioè mi avevate detto sulla gente che vedeva Colorado. Vabbè. Avevo un po' di ansia a venire qua stasera, lo ammetto. Perché mi è andato, sai, Vitorchiano, un paese un po' particolare, pubblico un po' difficile. Però io sono un po' abituato ad affrontare le situazioni difficili. E perché dovete sapere che io ho fatto spettacoli un po' ovunque. Pensa che la serata dove ho avuto più ansia in assoluto è stata quando ho fatto uno spettacolo per i detenuti del carcere di San Vittore a Milano. Avevo un'ansia. Ma lo spettacolo è stato un successo mai visto. Sono rimasti tutti fino alla fine. Non volevano andare via! A momenti rimanevo dentro pure io. È incredibile. Siete tutti di Vitorchiano? Chi è che viene da fuori? Da dove venite voi? Si capito un cazzo? Viterbo, poi? Da dove? Sardegna. Che cazzo ci fai qua? Cioè, dalla Sardegna vieni in vacanza a Vitorchiano? Ma Sardegna dove? Sulcis. Quindi parliamo di... No, perché la Sardegna, dovete sapere, la Sardegna è una terra meravigliosa. Io ho fatto una serata in Sardegna, dove a un certo punto uno mi fa: devo andare a fare la serata a Fonni. Fonni, dovete sapere, adesso facciamo una piccola, apriamo una piccola parentesi, giusto perché mi hai preso... È il paese più alto della Sardegna, si scia a Fonni. No, veramente, si scia. C'è un impianto di risalita, nelle giornate particolarmente limpide, si vede il mare mentre sci, bellissimo. Mi viene a prendere questo e mi fa: adesso facciamo una scorciatoia. Faccio: basta che arriviamo, a me non mi interessa.
Peccato che la strada che decidi di fare questo qua si interrompe perché viene tagliata in due da un fiume. Un fiume. Faccio, guarda, complimenti per la scorciatoia. E che ne so, fino a ieri non c'era. E che cazzo c'è? E poi cosa facciamo? Se torniamo indietro non arriviamo più. Dall'altra parte del guado c'era un signore che passeggiava col cane e faccio, scusi, ma fino a ieri non c'era, ma possiamo passare lo stesso con la macchina? Questo mi fa, ah io passa, vieni, non ti preoccupare. Non dico, non abbiamo un SUV, abbiamo un'utilitaria, va bene lo stesso. Ehi! Fate voi, Sarri, se ti ho detto passa, passa! Io mi sono fidato, dai, schiaccia sta accelerata, ho detto passa, passa, andiamo. Siamo partiti. L'acqua era profonda 1,5 metri, siamo usciti dai finestrini fradici. Io ero incazzato e gli faccio, mannaggia se ti becco! Ma non avevi detto che l'acqua era bassa? Questo mi fa, e che ne so, io ho visto che alle papere gli arrivava qua l'acqua. E viva la Sardegna, il Sulcis! Poi abbiamo, da dove venite? Forza, voglio sapere un po' di voi! Roma! Io guardo di là, rispondono di qua, vabbè, cazzo. Chi è che viene da Spoleto? Ah, Spoleto, bellissimo. Poi? Bomarzo? Ma vai a cagare, va. Vieni veramente da Bomarzo? Ma quanti siete a Bomarzo? 1.800. Ma ti ho chiesto qualcosa, che... Ma non è interattivo lo spettacolo, sto parlando... E lei è la tua fidanzata? Sei di Bomarzo? Di Soriano? Esiste? Non mi state pigliando per il culo, vero? Come? Soriano nel Cimino, che però non è diverso da Soriano. Sono rincoglionito, va bene, ci sta. È più grande di Bomarzo, però Soriano nel Cimino. Bomarzo. Cioè, a Bomarzo uno cosa viene a vedere a Bomarzo? I mostri! Mo ti tiro una cassa a te che... Poi abbiamo in fondo lì, dove siete voi? Napoli! Napoli! Napoli, poi di qua? Viterbo? Rocca Santo Stefano? Rotte! Grotte! Vabbè, Bomarzo rimane sempre però il più bello di tutti, ragazzi. Beh, comunque siete abbastanza eterogenei, devo dire, siete un bel pubblico. Fa freschino? Si sta bene, dai. Guardate che location meravigliosa che è questa qua. Ma comunque, io lo dico perché tornare in questi posti mi fa venire in mente quando ero più giovane e lavoravo con un gruppo che si chiamava i Turbolenti, facevamo i Teletubbies a Colorado. Cioè, provate a pensare a fare i Teletubbies in estate a 40 gradi. Quei costumi, chissà cosa avrò vissuto dentro, non si capisce. Però ogni tanto penso, quando ho iniziato 20 anni fa a fare questo lavoro, venivamo qua a fare le prime serate in questa zona. Ragazzi, ma si andava a fare la spesa, no? Al centro commerciale Viterbo, non mi ricordo più se si chiama ancora... Come si chiama adesso? L'Ipercop. Ragazzi, con 10 euro, non si chiamava Ipercop però 20 anni fa. Ok. Ragazzi, con 10 euro eravamo in 4, facevamo la spesa. Per 4! Prendevamo il pane, la focaccia, la pizza, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, il formaggio, il vino rosso, il vino bianco, lo champagne, con 10 euro! Al centro commerciale. Sono passato oggi che mi hanno accompagnato. Oh, adesso è pieno di telecamere. Ma si fa per fare un cazzo, ma basta, è finito tutto! Si stava meglio prima! Una sera va veramente sì. Adesso qui sì se ruba più facciamo passare i ragazzi qui. Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene? Beh, è bello questa situazione. Devo dire che poi, quando io parlo con il pubblico e mi dicono sai, bello il tuo lavoro, tu fai le serate, ma le serate vuol dire arrivare nei posti più assurdi, nei posti più reconditi. Il vero lavoro del comico è viaggiare, fare tanti chilometri in macchina,
in aereo, col treno. Questo è il vero lavoro. Oggi ho fatto 500 km per essere qua questa sera. Mica pochi. E la passione per i viaggi me l'ha tramandata mio nonno. Io ero molto legato a mio nonno. Io faccio impastato di cognome, un cognome tipicamente siciliano. E mio nonno ha vissuto tutta la vita in un paese della Sicilia. E lui vedeva il mondo con i miei occhi. Però mi tramandava questa voglia di guardare il mondo. Ecco, ero molto legato. Mio nonno, per farvi capire com'era mio nonno, vi racconto questo episodio. Mio nonno, io facevo l'animatore nei villaggi per tanti anni, quando ero giovanissimo, e piangeva una volta sola, quando io partivo per fare la stagione. Perché per tanti mesi lui non mi avrebbe più rivisto. Ecco, mi ricordo che mentre facevo la valigia, mio nonno entra in camera. E mi fa: Gianlu, dove te ne vai quest'anno a lavorare? Faccio: beh nonno, quest'anno faccio 2 mesi alle Seychelles, 2 mesi alle Maldive e 2 mesi alle Mauritius. Lui mi guardò e mi disse: e bravo Gianlu, te la stai girando tutta l'Italia. Era meraviglioso mio nonno, un uomo tutto d'un pezzo. Era del 1908. Se sono italiano per merito di mio nonno è stato fatto prigioniero dei tedeschi nel 1940 in Francia. È stato liberato dalla resistenza francese, ok? Ed è rimasto in una cascina. Però mio nonno non era contento, perché fa: io un anno rimango qua, 2 anni va bene, 3 anni, ma dopo 4 anni io un bidet me lo devo fare. Il richiamo del bidet è stato fondamentale. È tornato in Italia, meno male che sono italiano, per merito di mio nonno. Facciamo un applauso a mio nonno. Grazie Nando, che mi hai fatto italiano. Sì, sposato con mia nonna, un personaggio particolare, incredibile. Mia nonna aveva un vizio terribile, giocava coi dadi, si è giocata la casa. Erano 2 homeless, però mio nonno ha messo un record difficilmente eguagliabile in tutto il mondo. È morto a 94 anni senza mai fare un giorno di lavoro in vita sua. Mai! Pensate che sulla tomba gli hanno scritto: riposa in pace. Ancora! Cioè, questa ironia c'è sempre stata. E il paese di mio nonno è famoso per scrivere gli epitafi, quello che si scrive sulla tomba dei defunti. Hanno fatto degli epitafi meravigliosi. Mio nonno aveva 2 fratelli. Uno era un capomastro, ti tirava su una villetta in 15 giorni, era bravissimo. Bravissimo! Quando è morto sulla tomba gli hanno scritto: ha lasciato tutti di stucco. L'altro fratello di mio nonno era un cecchino nella seconda guerra mondiale, ma un cecchino con la mira pessima. Non ha preso un tedesco neanche per sbaglio, ma proprio mai, mai, mai. Non avrebbe preso un elefante a 5 metri. È morto e sulla tomba gli hanno scritto: ci manchi. Ciao ragazzi, dove state andando voi? Dove andate? In giro? Ma non volete vedere lo spettacolo? E dove cazzo andate in giro allora? Di dove siete ragazze? Tanto vaffanculo, ho detto. Viterbo. E quindi questa cosa qua era bellissima. Ci hanno fatto dei epitafi per tutti i personaggi del paese. È morto il salumiere e gli hanno scritto sulla tomba: con affetto. Quando è morto l'idraulico gli hanno scritto: una grande perdita. È morto l'elettricista e gli hanno scritto sulla tomba: si è spento improvvisamente. Cioè, ma ci vuole ingegno. Si può ridere anche di queste cose qua. È morta l'unica calzolaio donna della Sicilia nel paese di mio nonno. È morta, le hanno scritto sulla tomba: è morta sola soletta. Potete farlo ragazzi, ci scaldiamo qua, non abbiamo timore di nulla. È morto il fornaio, gli hanno scritto: era un pezzo di pane. Ne danno il triste annuncio a sua moglie Rosetta e la sua amichetta. È morto un cinese dopo aver bevuto 30 litri di birra. 30, un cinese. Gli hanno scritto: un grande lutto. Ho fatto cagare questo. E cazzo, bellissimo questa qui. Si era sparsa così tanto la voce che hanno fatto gli epitafi anche per i personaggi famosi. Erano
avevano anche la delibera per fare i personaggi. E l'epitafio più famoso l'ha fatto per Michael Jackson, il re del pop, ve lo ricordate? Michael Jackson. Gli hanno scritto: per metà della sua vita lavorò in nero. È morto il fondatore del Parmigiano Reggiano, gli hanno scritto: peccato, era in forma. È morto il direttore di Radio Maria. Radio Maria la conoscete? Tu puoi passare sotto il Gran Sasso. L'unica radio che ascolti qual è? Gli hanno scritto sulla tomba: eppure si sentiva bene. Io penso che quando morirà Rocco Siffredi gli faranno una grande cappella, credo io. Mi aspetto di tutto, di tutto. Però l'epitafio più bello l'hanno fatto per un amico di mio nonno che è morto facendo l'amore con la sua amante. Nel massimo dell'amplesso gli è venuto un coccolone, è rimasto stecchito nel letto. E sulla tomba gli hanno scritto: com'è venuto? Se n'è andato. Evviva! Belli carichi vi voglio, così, siete bellissimi. Oh, mi fa piacere anche questa cosa, che siete qua. Allora, non è normale, però nessuno di voi, ecco, che sta guardando lo spettacolo con in mano questo. Cioè, ormai il telefonino è diventato la nostra scatola nera. Non c'è nessuno che ha il telefonino in mano. Forse una lì. Perché non pre... Ma tu mi vuoi rovinare lo spettacolo? Come ti chiami? Emilio? Camillo? Che cazzo è il nome? Che nome è? Ma sei qua di Viterbo? Di Caserta? Non c'hai un cazzo da fare a Caserta tu, eh? Camillo, no, lo dico perché siamo diventati dipendenti da questa roba qua. Il telefonino per noi maschietti è diventata la seconda cosa che teniamo in mano più frequentemente. Non facciamola diventare la prima. Cioè, anche la prima è una dipendenza. Però il telefonino ogni tanto mettiamolo in un cassetto e usciamo senza cioè, è così bello. Io lo dico che sono diventato... Cioè, io quando parlo poi di dipendenza, che anch'io ero dipendente dal telefonino, io me ne sono accorto un giorno, io vengo da Milano, sempre di fretta andiamo a Milano, non trovavo il telefonino, l'ho messo in tasca, l'ho trovato, ero in ritardo, l'ho messo in tasca, sono uscito di corsa, sono caduto dalle scale, mentre cadevo dalle scale ho sentito crac 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 crac. Il mio primo pensiero è stato: mamma mia, speriamo sia il femore. Cioè, capite che è una roba che tu dici, non va bene. Però il telefonino ci ha liberato anche da... Cioè, non voglio essere contro la tecnologia, Perché la tecnologia, io per esempio, quando andavo a scuola, andavo malissimo. Quando mio padre andava a parlare con i professori, dicevano quella frase che dicono un po' a tutti, no? Sa, suo figlio... è intelligente ma non si applica. Questa è la frase, era per non dirti che era una pippa, ti dicevano. Andava l'anno dopo, sa, suo figlio è intelligente ma non si applica. Andava l'anno dopo e sa, suo figlio fa, lo so, è intelligente ma non si applica. E poi forse dicevano, no, suo figlio è proprio un coglione. Io ho vissuto con questa spada di Damocle sulla testa. Per mio padre tutti i miei compagni erano più bravi e intelligenti di me. Ma dove mi è venuta incontro la tecnologia? Grazie ai social network. Perché adesso abbiamo TikTok, Facebook, Instagram. Sono andato a vedere se effettivamente tutti i miei compagni, grazie ai social network, se al giorno d'oggi tutti i miei compagni sono effettivamente tutti più bravi e intelligenti di me. Li ho trovati. Sono tutti più bravi e intelligenti di me. Tutti! Tutti hanno trovato il loro spazio nel mondo. Io avevo il mio compagno di banco, Amedeo. La famiglia aveva un negozio di pollo allo spiedo a Milano, tra i più famosi del mondo. Al mondo. Venivano dagli Stati Uniti per mangiare il pollo. Lui ha ereditato il negozio di pollo allo spiedo. Lui si è convertito all'Islam. Adesso si fa chiamare Mohammedeo.
La polleria è diventata una kebaberia, lui non ha speso un euro. È bastato mettere lo spiedo in verticale, così. E lui ha risolto il problema, un genio! Stefano! Un altro mio amico a cui ero legatissimo alle superiori. Tutti i giorni arrivava in classe e diceva: io voglio fare un lavoro dinamico che mi permetta di viaggiare e stare a contatto con persone diverse. Ce l'ha fatta anche lui. Adesso guida un carro funebre. Ce l'ha fatta anche lui. Ma aspetta, Matteo, uno a cui non avrei dato un euro, mai presente in aula, diceva una serie di cazzate che non potete capire, dava sempre la colpa agli altri, ce l'ha fatta anche lui. È diventato vicepresidente del consiglio adesso. Se ce l'ha fatta lui, possiamo farcela tutti. È incredibile questa cosa. Però la tecnologia, per esempio, è utile, perché per esempio, anche io adesso dico una cosa, una volta, 30 anni fa, per venire a Vitorchiano, adesso siamo il navigatore. È anche interattivo, quando io oggi sono partito ho messo Milano Vitorchiano, il navigatore mi ha risposto, mi ha detto: sei sicuro? Sì. Che cazzo, ho paura, cioè io, però ragazzi, ci ha tolto dei personaggi che sono quelli a cui chiedevi le indicazioni stradali. Io molto sono già, quanti anni hai? 18, sei giovane. Quando andavamo e non sapevi dove era Vitorchiano, tu arrivavi qui all'uscita di Attigliano, facci senta per Vitorchiano, e si fermava quello che non c'era un caso da fare. Allora hai detto Vitorchiano, faccio sì, Vitorchiano. Allora devi andare sempre dritto, mentre dietro si formava la coda. Ma proprio Vitorchiano, sì sì, Vitorchiano, Vitorchiano, devo andare in piazza. Allora vai sempre dritto, a un certo punto c'è una rotonda, vai ancora dritto, c'è un'altra rotonda, tu giro a destra, no, vai sempre dritto. A un certo punto c'è un distributore dell'Agip, ok, sì, quindi no, vai sempre dritto. Allora che cazzo, ma che c'è a fare? Fino a quando tu, a un certo punto, dopo 8, poi vai a destra, a sinistra, sopra, sotto, c'è un bivio e tu dici, ok, c'è il bivio, quindi? E poi chiedi, perdevi la testa, ci ha tolto di mezzo questi, via, fuori da quelli, basta, non li voglio più vedere. Adesso metti A, B e arrivi subito, Vitorchiano, risolto il problema, bellissimo. Ci ha tolto di mezzo anche un'altra problematica, ragazzi, la pornografia, parliamoci chiaro, adesso è a portata di click. Tu stai cercando un bilocale in affitto a Vitorchiano? Vai sul sito di immobiliare, a un certo punto dici, pip pip, ciao, vuoi conoscere delle MILF a Vitorchiano? Faccio, no, io veramente sto cercando un bilocale. Sì, però prima guardati questa orgia. L'orgia non era male, neanche l'appartamento dove trombavano, peccato che era un trilocale, ho detto, quindi no. Ma è una cosa positiva, perché una volta, e anche tu hai 18 anni, ma Camillo, una volta quando dovevo andare a prendere la rivista vietata ai minori di 18 dall'edicolante, doveva camuffarsi da Mujahideen, baffi finti, sciarpa, cappellino abbassato. Cioè, non dovevi farti riconoscere. No, veramente. Che poi per comprare la rivista, non dovevi comprarti solamente la rivista, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport. E dice, mica, questo qua come intelligente. Faccio, no, c'è un porno qua dentro. Anche quello è tolto, è meraviglioso. È bellissimo. Insomma, la tecnologia ci ha aiutato a risolvere tantissime problematiche. Evviva la tecnologia. Fate un applauso alla tecnologia, dai. Evviva! Abbiamo un po' rotto il ghiaccio, siamo entrati in confidenza. Voglio dire anche una cosa e chiedo scusa a tutti voi, mi sono presentato come Gianluca Impastato, 30 anni VIP, ma non ho 30 anni. No. Dove? In cantina? Ne ho 52 e lo dico perché fra i 30 e i 52 anni cambiano effettivamente tantissime cose. A 30 anni, per esempio, tu sorridi e ti dicono: wow Gianluca, che bel sorriso che hai. A 52 anni tu sorridi e ti dicono: wow Gianluca,
Che bravo dentista che hai. A 30 anni vedi una bellissima ragazza, ti batte forte il cuore e sei innamorato, che bello. A 52 anni vedi una bellissima ragazza, ti batte forte il cuore e potrebbe essere un infarto. Non è una cosa da sottovalutare, vedi che applaudono. A 30 anni ti svegli 3-4 volte la notte perché vuoi fare l'amore con la tua donna, sei una bomba di testosterone, sì. A 52 anni ti svegli 3-4 volte la notte. Guarda quanti amici della prostata che ci sono qua stasera. Ma va bene così, ragazzi, più siamo e meno abbiamo questo peso su. A 30 anni ti tocchi per darti piacere. A 52 anni ti tocchi per vedere se funziona. È tremendo. Perché non è che poi non funziona a 52, parliamoci chiaro. È che funziona un po' come vuole lui. Cioè la mattina quando ti svegli, che poi devi fare il contorsionista per beccare il buco, quando sei in fila alle poste, quando vai dal parrucchiere, che quando ti dice, che poi hai paura che si vede, diamo una spuntatina, oh, cazzo, ma veramente si vede. Cioè c'è quell'ansia lì che dici, quando arriva il corriere di Amazon che ti ci trova, sì, in passato c'è un pacco e anche io. Sono questi i problemi. Tu dici, cazzo, ieri sera una fatica, oggi proprio. Che poi, ma chi è che urla? Cioè è così, sono problematiche importanti. Che poi, per esempio, quando io adesso lo dico, le ho un po' risolte grazie al fatto di essere single. Quanti sono i single qua stasera? C'è la signora che applaude il single. Cioè, ma no, veramente, alzate, orgogliosi di essere single, ragazzi. Cazzo tre. Ah, bravissimo. Da quanto sei single? No, se fai le battute più belle delle mie, però, cazzo, non va bene, eh? Signora, da quanto è single? Da mo? Quanto è da mo? No, allora lo dico perché è... Ah, quella che mi salutava, sei single? Allora, lo dico qua, essere single non invecchi mai, e se invecchi, invecchi benissimo. Bravo! Voi avete mai visto una coppia di ultracentenari? No, ce n'è solo uno. Uno, che quando gli dicono, senti, ma come mai lei è single? Sono vedovo da 80 anni. Voi avete visto mai i maroni di uno di 108 anni single? Sono piccolini, bellissimi. Levigati come quelli di un bimbo, bellissimi. Quelli di un cinquantenne sposato da 20 sono grossi così, rugosi, una roba inguardabile. È vero o no? Sei sposato tu? Fidanzato da quanto? Ah, da 2 mesi, proprio una roba bello. E la fidanzata dov'è? Sta lavorando. Come? I regali. Ma tu sei venuto a rompermi i coglioni, non ho capito. No ragazzi, perché essere single, signora, lei da dove viene? Vetralla. Dove cazzo sta Vetralla? Vicino a Roma. Vicino a Capo. Per andare a Roma, Vetralla. Essere single, io ho imparato a fare tantissime cose. Innanzitutto ho imparato a cucinare da single. Adesso mi faccio la pasta in bianco. La pasta col tonno. La pasta in bianco col tonno. Il tonno con la scatoletta, senza scatoletta, col grissino. Mi hanno detto anche provo con 4 salti in padella. Mi sono bruciato i piedi, quindi ho detto no, via, fuori. Torni
essere il cocco di mamma e papà. I miei genitori sono siciliani, diventano apprensivi come se tu fossi un ragazzino. Mia mamma che mica fa, Tato, mia mamma mi chiama così, Tato, ho sentito un'ambulanza, tutto ok? Sì mamma, ma io sono a Milano e tu a Palermo, c'è anche meno. I gusti enologici, enogastronomici rimangono cristallizzati all'età adolescenziale, quando vado a trovarli d'estate. Mia mamma mi chiama e fa, Tato a che ora arrivi? Faccio, mamma arrivo per pranzo. Ma cosa vuoi, la pasta o il riso? Mamma lo sai, la pasta. Ma metto fatto il riso. Allora che cazzo me lo chiede a fare? Cosa me lo chiede a fare? Il mio amore adesso lo do ai miei cani, ai miei due bassotti. Sono diventato anche un fervido sostenitore delle associazioni animaliste. Sì. Mi sono iscritto anche recentemente ad un'associazione per la salvaguardia del castoro. Da single mi ha convinto il nome di questa associazione, che è Viva la Diga. Oh, non c'ho, ho detto, è la mia associazione. Sono diventato anche, quando sei single diventi papà part time. Mi sono potuto godere i miei nipoti bellissimi, delle cose più belle, li porti al cinema, li porti alle giostre, da McDonald's, bellissimo. Quando comincio a rompere i coglioni, li porti ai legittimi proprietari. Oh, l'avete fatto, ve li tenete voi. Al mio ultimo nipotino gli ho insegnato anche delle cose. Abbiamo visto una partita di calcio assieme. Ed è successa una cosa che io ho letto come un segnale divino. Gli è caduto il primo dentino. E io spero abbia capito che non mi deve disturbare mentre guardo le partite. Basta! Se no non glielo avrei mai potuto insegnare. E poi da single, come ti chiami? Monica. Non c'è Monia. Non c'è gli amici che ti vogliono trovare fidanzato. Ma devi dire sì, che cazzo ne frega, sì. Sì, sì. Ma perché è single? Tu ce l'hai gli amici che ti vogliono trovare la fidanzata? Sì, bene. Perché a me, io questa cosa qua, che ti vogliono trovare per forza la fidanzata, io non la capisco. Me ne sono capitate di ogni. Un mio amico mi fa, senti, ti faccio conoscere questa mia amica, lei è troppo simpatica, tu sei un comico, se ride alle tue battute, è fatta. Confermo, era fatta. L'ho accompagnata a casa, svenuta, l'ho lasciata sul divano, me ne sono andata a casa. Un altro mi fa, ti faccio conoscere questa mia amica, lei fa la vigilessa, ma si porta il lavoro a casa. In che senso? Lo scoprirai. Oh, la prima notte che abbiamo passato assieme, mi ha multato per eccesso di velocità. Guarda che sono strani. No, ma sono stranissimi. Sono uscito con una che lavorava alle pompe funebri. Oh, capita anche questo, sì. Ma non faccio distinzione, non ho preconcetti. Ho fatto anche il gentiluomo. Sono andato a prenderla in macchina sotto casa, lei è scesa, ha aperto lo sportello e mi fa, guido io, tu vai dietro. Oh, sono arrivato al ristorante e mi sono sentito rinato. Un'altra che frequenta la parrocchia mi fa, guarda, l'ultima spiaggia, ti faccio conoscere questa mia amica, lei frequenta la parrocchia, una donna a casa e chiesa, una donna di sani principi. Bello, dai, proviamo anche questa, non c'è problema. Ho fatto un errore ad una donna che frequenta la parrocchia. Dopo la prima notte d'amore, io mi ero innamorato perso. Dopo l'amore la guardo negli occhi e mi sono lasciato andare ad una frase che non avrei mai dovuto dire ad una donna di chiesa. Le ho detto, guardandola negli occhi, in preda a un'eccitazione, faccio, le ho detto, tu sei la mia vita, lei mi ha risposto, altro io non ho. Cazzo, ma si può. Cioè, capisci che quando tu sei sul mercato ti succede quella qualsiasi. Poi sono uscito con una hostess, ci capivamo al volo. Ma non è per fare una facile battuta, è vero. Ma arrivati a casa sua era un disastro. Lo schienale bello dritto, occhio al tavolinetto,
vai con la cappelliera e mi raccomando, quando c'era da fare l'amore, mi indicava le uscite di sicurezza. Quindi fate attenzione, single. Sceglietele bene. Ma è la tua fidanzata quella dietro, di la verità. Ah no, no, lei è proprio no, proprio col cazzo che è stato così. Vabbè, comunque. L'ultima spiaggia per il single è uscire con qualcuno conosciuto sui social network. Ma non sto parlando sui social network, quelli Facebook, Instagram, TikTok. Come? Sto parlando di un social network, quello proprio dedicato all'happy ending. Sto parlando di Tinder. Quanti di voi hanno Tinder? Controlliamo subito. Che cazzo dici? Vabbè, siete abbastanza. Sempre meno che in Vaticano, eh? Vabbè. È in Vaticano, ragazzi. Vabbè, comunque. Tinder, ve lo spiego per chi fa finta di non conoscerlo, è un po' il motore low cost della patata. Se non hai gusti troppo raffinati e non sei orrido, hai il 98-99% di pucciare savoiardo. Ci siamo capiti, ok? È un po' come la pesca a strascico. C'è chi ha le trame molto strette, chi è un po' più larghe, ma comunque sempre quello è. Ecco, fate attenzione perché uscire con qualcuno conosciuto su Tinder, ok? È come comprare qualcosa su Wish. Tu sai quello che hai comprato, non sai quello che ti arriva. Io a mio nipote ho comprato un iPhone 11 su Wish, a casa mi è arrivato un citofono. Ci siamo? E mi raccomando, lo dico, Monia, tu sai usare la tecnologia? Sì. Fate attenzione, perché poi quelli che hanno più o meno la mia età hanno problemi a utilizzare la tecnologia. Tu non sei bravo con la tecnologia, anche tu sei brava. Siete bravi. Perché i giovani hanno questo sprint, sono bravi. Noi facciamo un po'. Io ho fatto degli errori terribili. La tecnologia. Io sono uno che, per esempio, ha fatto delle cazzate incredibili. Io sono uno di quelli che, quando beve troppo, manda i messaggi all'ex fidanzata per poi pentirmi amaramente quando mi sveglio al mattino, cioè, cosa ho fatto? Non mandate le foto intime. Non mandatele, vi prego. Capita il momento di debolezza. Io l'ho fatto. Quando sei nei lunghi viaggi, vai in hotel, sei da solo, dici adesso mando questa foto a lei. Ti faccio vedere la torre di Pisa. Fai così, eh? Io l'ho fatto. Ho fatto la foto alla torre di Pisa. Poi con le angolazioni giuste, perché voglio sembrare più Rocco che ricco. Ho fatto la foto. Cazzo, l'ha mandata mia madre. Fortuna vuole che mia madre non ci vede bene. Mi ha risposto e mi fa: ma Tato, ti sei rasato a zero. Giuro. Lo faccio: sì mamma, sì scusami, guarda, assomigli tutto a tuo padre, lo so, siamo tutti e due teste di, insomma, per non dire altro. Quindi fate attenzione, non mandate foto intime, no, no, no. Però io sono uscito con una conosciuta su Tinder, pensavo fosse bellissima. Siamo usciti, ci siamo dati appuntamento al ristorante. Ok, io sono arrivato un quarto d'ora prima, a un certo punto vedo che lei arriva, perché mi manda un messaggio, vedo che mi sta scrivendo, tu è lei, e mi dice: sono arrivata. Guardo la foto su Tinder e guardo lei. Cerco di mettere un po' a fuoco perché non ci voglio credere. Cerco di mettere a fuoco. Ero senza occhiali, ragazzi. Ho usato anche il bastone dei selfie e lì ho capito che probabilmente il bastone ce l'aveva anche lei. Ragazzi, è stato drammatico. Ho detto: però ormai siamo in ballo balliamo, chi se ne frega. Lei è arrivata, era alto 1,90 m, aveva due spalle da giocatore di football. Quando si è seduta non aveva il pomo d'Adamo, c'aveva un'anguria d'Adamo, una roba così.
Ho detto, adesso vediamo quando va nel bagno, se va nel bagno delle donne e degli uomini. E andate nel bagno delle donne, ho detto. Forse è andata bene. Ma sapete quando ho capito che lei era un uomo? Quando ci siamo picchiati per pagare il conto. Ma la morale di questa storia qual è? Fate attenzione, perché al giorno d'oggi, con il sesso fluido, i miracoli della chirurgia estetica, tu rischi di trovarti a letto con uno con cui hai fatto il militare. Immaginatevi la scena dopo l'amore, guardi lei in faccia e dici, ma dov'è che ci siamo già visti? E lei mi dice, quinto 96, brigata Folgore, chiamami pure caporale. Fate attenzione, ragazzi, fate attenzione, lo dico sempre. Allora, Vitor Chiano, qual è la cosa più bella di Vitor Chiano? Allora, Bomarzo sono i mostri. Vitor Chiano? Massimo! Massimo! La cosa più bella? La più bella è lei! No, ma lei è di Vetralla! Però sempre con la V, Vitor Chiano, Vetralla. Allora, io per tanti anni a Colorado ho fatto un personaggio che parlava di vino. Ok. Cioè, bisogna festeggiare San Michele Arcangelo. Quante c'è in San Michele? Una! Due. Tre, San Michele! Vedi che sono preparato. Allora, e quindi voglio fare questo brindisi con tutti voi. Avrei bisogno di un assistente? Abbiamo un volontario o una volontaria che si offre per venire sul palco? Dai Monia, vieni! Eh no, vieni, hai fatto la figa, dai, vieni, dai! Facciamo un applauso a Monia che viene sul palco, vieni! Ragazzi, è arrivata Monia. Allora, il microfono è qua, oh, ottimo. Mentre arriva Monia, vieni, vieni. Fai il giro che tanto ti fanno entrare. Oh, scusate, è una faccia brillante, vuoi dire. Voi ve lo ricordate, personaggio? Chicco, bravissimo. Chicco d'Olio. Allora, vediamo se lo ricorda lei, insomma, perché Monia... Guardate con che eleganza sta salendo sul palco Monia. Che meraviglia, vedi? Ciao. Cosa? Oh, mica... Adesso vediamo un attimino quello. Allora, Monia. Monia, devi Enza! Enza, lei è Enza! Enza sei? Enza! Ma abbiamo fatto entrare senza. Non ho fatto selezione all'ingresso qua stasera. Sai come si chiama tua sorella? Enza, lei è Enza! Che vuol dire? Vabbè, Monia, allora, Monia, vieni da Vetralla, cosa fai nella vita? La parrucchiera, benissimo. Quindi eri coiffeur? No, allora. Non ho capito. No. Erza. Non siamo partiti benissimo. Vai. Monia, tu sei sposata, fidanzata? Una volta. I figli? Due. Sono qua? No. E tuo fidanzato è qua? No, sì. Bene, no, lo dico bene per dire. Senti, tu bevi? Sì. Immaginavo. Senti, cosa fai nella vita? Allora, fai la parrucchiera? Sogno nel cassetto? Non c'è neanche il cassetto. Allora, tu vedevi Colorado? Qual era il tuo comico preferito? Tu! Ci siamo un po'. Allora, mi devi aiutare, perché mi devo vestire da Chicco d'Oliva. Mi devi presentare, fare una presentazione proprio. No, non so capace. Vabbè, ti aiutano loro, guarda, vieni qua, Monia. Vai. Monia, allora. Ti aiuto io, allora, vai, signore e signori, ma ti aiuto io. Signori e signori. È arrivato il momento clou della serata. È arrivato il momento clou della serata. Dove ci mette il naso lui, nessuno ci mette più la bocca. Ah.
Non sbagliare parti anatomiche, è importante. Non ci mette il naso lui, non ci metto io la bocca. Vabbè, poi se ce la metto è uguale. Ragazzi, fa lo spettacolo tu, vai. Cazzo. Guarda, pure se gli piace. Mettici la bocca, non pensare. Sì, siamo ancora in fascia protetta, Monica, non è che... I bambini sono andati a casa. Ma non lo so, dove ci mette il naso lui, nessuno ci mette più la bocca. Dove ci mette il naso lui, non ci mette più la bocca. Ecco a voi Chicco d'Oliva. Ecco a voi Chicco d'Oliva. E Alessio fa partire una un simpatico jingle. Sono più preparato. Adesso vado a preparare e tu devi memorizzare. Memorizzare. Memorizza, allora, signore e signori, vai. Signori e signori. Vai. Vai che? È arrivato il momento clou. Altra volta, è arrivato il momento clou, arriva Chicco d'Oliva. No. Senza nocciolo. No, aspetta. No. Dai, Monia, dai, su, vai, che per Capodanno devono ancora prenotare. Vai, dove ci mette? Che dai? Senso? In che senso? Elsa! Bravo, Elsa! Signore, allora facciamo così, facciamo, allora il pubblico fa un grande applauso. Vai, Monia, Elsa! Grandissima, vai! Signore e signori, vi presento Chicco d'Oliva. Cioè, abbiamo fatto tutto questa... Bene, grazie! Bene, bene, ma veramente che calore, Monia. Che calore, veramente. Monia, mi fai sentire in calore. Bene, allora. Siamo in due. Ciao, Monia! Massimo, oggi alla cantina, a Pialvino. Tanto spariscono tutti. Oh, parlate, fate i cazzi vostri qua, eh. Non è che siamo qui a casa già. Sì, siamo qui a Vitorchiano. Vitorchiano si trova in primavera nel Lazio. Pensa quanta gente c'è. Bella gente, eh? Ma mi fai parlare! E qui a Vitorchiano che nasce il vino principe della regione Lazio. E qual era? Il Cannonau di Sardegna. L'unico vino che si fuma, e devo dire che stasera... Come la sarda di prima che parlava tanto, è carina, l'ho visto. Allora, Monia, allora, ti chiedo cortesemente, senza che... Cioè... Signori, come vedete sarà uno sketch molto molto difficile da portare a casa. Sono cazzi mia, lo so, eh. È come se non l'ho capito. Signori, noi verseremo... Noi verseremo il vino in questo contenitore chiamato per l'occasione bicchiere, mentre il vino è contenuto in quest'altro contenitore chiamato per l'occasione bottiglia. Verseremo il vino con una tecnica molto particolare. Una tecnica che ci ha tramandato l'antico popolo dalle 40 dita. Gli ottomani. Matematicamente ci siamo, ve lo spiego in 4-4. Il collo della bottiglia è inclinato verso l'alto, quindi verso il basso. Il vino scende a riempire il bicchiere. Senti, mi schizzi, mi incazzo, eh? Ora ho capito perché stai single tu, eh? Dai, che cosa è avvelenata? Te che? Perché sei single, te. Oh, c'è la... sta avvelenata... L'hai scelta tu! La scelta è un problema tuo! Oh, sono cazzi mia, non capito? Lui c'ha la sorella. Ma perché mi vado a rovinare le serate io, cazzo? Perché? Era una serata così bella, divertente! Il collo della bottiglia va inclinato verso il basso, in modo tale che il vino scende a riempire il bicchiere, in questo caso parleremo di un vino versatile. Se il collo della bottiglia è inclinato verso l'alto, il vino non esce dalla bottiglia e quindi parleremo di un vino barricato, perché proprio non è barricato. La bottiglia va esorcizzata, Monia. Sai perché la bottiglia va esorcizzata? Perché è una bottiglia dannata e quindi va esorcizzata. Bene. Andiamo a versare il vino. Rimango così, eh? Sì, vai. Aspetta, ma lontano. Oh, mica sono scorreggiato, però, dai. Adesso, non è che... Perché? Te schizzo. Buono, eh?
È un vino che va servito a 90 gradi. Bravissima! Signori, grandissimo vino questo Cannonau di Vitorchiano, e lo capiamo già a occhio nudo che siamo di fronte a un vino straordinario. No. Chiedimi Monia, come mai questo è un vino straordinario? Come mai questo è un vino straordinario? Perché tutti i vini straordinari sono quelli che prendono esattamente la forma del bicchiere in cui stanno. E direi che ci siamo. Sì. È un vino che può essere di due tipologie, può essere sia fermo che mosso, così è fermo e così è mosso. Bravissima, brava. Potete fare un applauso, ragazzi, perché sono le nuove frontiere dell'enologia. Non siamo qui a fare le mesh al Kung Fu Panda. Andiamo all'analisi olfattiva, andiamo a capire quello che abbiamo nel bicchiere. Strangers in the night, I'm so right, strangers in the... Oh, 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 oh. Lo faccio decantare. E adesso andiamo a sentire il vino al naso. Scusate se rido, ma so già quello che farò. Sono un coglione, lo so. Che tracannata, signori! Che grande vino! È arrivato ovunque, chiedimi Moria, che vino è questo? Ti sei bagnato tutto? Sì. Chiedimi, che vino è? Non te incazzare. Che vino è? Su. È un vino con le palle. Bagnati. Adesso sono qui da un'ora che cerco di far ridere, questa è arrivata a 2 minuti. Ma qui è acqua Coca-Cola. Mamma mia, santino. Cristiano, guarda sul vino. Ma che è acqua Coca-Cola? Ma che, state zitta! Ma state zitto tu, ma fa le cose fatte bene. Bravo, manco vino gli ha dato, dai il vino. Ma vedi tu, guarda Teo. Sì, i sentori sono quelli classici di un vino così straordinario. Sento sentori molto floreali come la rosa, la viola, il dedo, il sandalo, l'infradito. La scarpa da tennis, d'altronde si sa, Monia, in vino? Veritas. No, Adidas. Perché lascia qua. Questo vino però ha una caratteristica molto importante. Ha gli stessi sentori, oltre che a livello olfattivo, anche a livello papillare e gustativo. Andiamo a sentirlo in bocca, come disse Cicciolina. Che dobbiamo fare? Oh, com'è? Vengono sicuramente confermati i sentori che abbiamo precedentemente olfattato. Le fragranze sono molto fruttate, sento molto bene la frutta di stagione come la mela, la pera, la pesca, la pesca noce, l'albicocca, la susina, il melograno, il kiwi, in un secondo momento anche sentori di frutti rossi come il ribes, il ligis, la mora, il mirtillo, il lampone, in un terzo momento anche sentori agrumati come il pompelmo, pompelmo rosa, il lime, il limone, l'arancio, il mandarancio, il mandarino, in un quarto momento anche sentori tropicali come l'ananas, la papaya, l'avocado, il mango. Chiedimi, e l'uva? E l'uva? No, non c'è. È il finale che mi colpisce di questo vino, un finale intenso di crusca di prugna. Bello. Fa cagare sto vino, allora. Bevilo. Voglio dell'occhio, io un bicchiere di vino. Forse no. Meglio. Però ti voglio fare un regalo. Grazie. Ti voglio regalare la mia rivista di distillati alpinismo. Vuoi sapere come si chiama? No. Te lo dico lo stesso, aggrappati. Signore, applauso a Monia! Grazie. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, che fatica! Quando uno se la cerca, a prova! Chi è Mariello? Comunque Monia non si chiama Monia. Monia non è bionda naturale, vero? No. Infatti non si chiama Monia, si chiama Bruna Sotto. Come mi ha detto sto coso? Guarda che ti rispondeva se stava lì. Oh, allora! Sta attento che ti gonfia! State zitto, vanno! Ma... Erza, dammi un po' di vino che me! Bene, allora signori, facciamo un gran applauso, siamo qui verso la fine! Perché la serata non è finita questa sera! Dopo si balla e si canta ancora! Allora, per esempio,
Si balla e si canta. A Vittor Chiaro dove si va a ballare? Non si va a ballare? Perché noi a Milano andiamo a ballare al Jazz Cavalli, il locale di Roberto Cavalli, lo stilista. Avete presente? Che uno mi fa, senti, se vuoi trovare la donna della tua vita, devi andare al Jazz Cavalli. Faccio, ma perché devo andare proprio lì? Questo mi fa, devi andare al Cavalli, perché l'importante non è chi sei, al Cavalli l'importante è come ti poni. Mi ha risposto, vi giuro! E io sono andato un venerdì sera al Jazz Cavalli, locale più alla moda di Milano. Ho fatto 40 minuti di... Non si fa la fila, si fa la coda al Cavalli. Per arrivare davanti alla porta della discoteca. Ma chi c'è davanti alla porta della discoteca? Il... Che cavallo, il buttafuori, un uomone di 2,20 metri che decide il tuo destino all'ingresso della discoteca. Mi ha squadrato per un quarto d'ora e mi fa... C'ha il tavolo. Cazzo, lo portare io. Dopo un'ora sono entrato nella discoteca più alla moda di Milano. Le condizioni per rimorchiare sono ideali. La musica è alta, c'è confusione, c'è l'effetto della macchina del fumo, le luci sono soffuse, nessuno si accorgerà che ho 52 anni in barba a tutte le ragazze che non ne hanno più di 25. Vado dal barista del Jazz Cavalli, perché una cosa è rimasta indelebile nel corso degli anni, la prima consumazione è gratuita. Vado lì dal barista del Jazz Cavalli, faccio... Mi fa... Ciao, faccio, ciao, io sono Gianluca, tu? Io Jim, cioè il barista del Jazz Cavalli si chiama Jim. Fai, di dove sei? No, sono di Bomarzo, ma vaffanculo. È di Bomarzo, baby! Divento pazzo, faccio, senti, cosa posso bere con questo Frederick? Mi fa, senti, posso fare un Moscow Mule, un Japanese Esti, una Capirini, una Capirosca, una Matrioska, un B-54, un B-52, un Triple Rizzo, un Triple Rise. Faccio, guarda, dammi Montenegro, mi ha già i maroni. Mi ha shakerato il Montenegro come se fosse un cocktail, l'ho bevuto come se fosse un ciupito, è iniziata la mia serata da singola a Jazz Cavalli. Mentre digerivo il ciupito, una ragazza si avvicina al bancone del bar, bellissima, una biondina, vestito bianco tutto attillato che metteva in risalto tutte le sue meravigliose forme. Io la guardo, lei mi guarda, poi lei fa quella cosa che fate voi donne quando vi piace un uomo. Lei mi guarda, mi sorride e mi fa io per non sapere leggere né scrivere l'ho fatto anch'io. Lei diventa la mia preda, chi se ne frega se non avrà più di 22-23 anni. Stasera non lascio prigionieri, torno il vitellone di 20 anni prima, vado verso di lei e gli faccio ciao baby. Lei si gira e mi fa ciao, sei venuta a prendere tua figlia? Se mi dici com'è ti aiuto a cercarlo, faccio no grazie come non detto. Ma non è l'unica cosa che mi capita nelle discoteche milanese. Dopo 40 minuti mi si presenta uno di questi ragazzotti con la nazza d'oro, canottiera da basket, cappellino da baseball, denti d'oro, Rolex al polso. Era un trapper, uno di quelli che ti parlano in rima e comincia bella zio, ti ho visto solo, son venuto al volo, la vuoi una pastiglia che sta una meraviglia? A me. Ma ha sbagliato la serata, perché io mi sento giovane. Mi sento, gli ho risposto per le rime e gli faccio bella fratello, sei nel posto giusto, al momento giusto, non voglio una pastiglia, no! Ne voglio due! E lui mi ha dato due pastiglie. Un Imodium e una tachipirina. Fatelo, fatelo, perché sono in situazioni imbarazzanti, perché sono andato anche in bang a Jazz Cavalli, un bang per 700 persone, ero lì che non ce la facevo più, ho detto oddio adesso cosa faccio. Meno male che un angelo mi ha fatto passare la fila prendendomi di peso urlando fatelo passare, fatelo passare, lui non è come noi, lui si è che deve pisciare per davvero. Ma com'è finita questa serata? Quando alle 3 del mattino ormai ho perso ogni speranza di trovare la mia donna, vedo una ragazza che si avvicina verso di me. Più si avvicina più la vedo meglio. Eh sì, si avvicina e viene proprio verso di me e comincia
e si para davanti e mi fa io l'ho bloccata e faccio guarda in fondo a destra, fai in fretta perché mi sa che ti stai cagando addosso. E lei mi fa ma no, ma cos'hai capito, andiamo a casa mia o a casa tua? Faccio no, guarda, non andiamo da nessuna parte. Io vado da Jimmy di Bomerzo e me ne vado a casa, mi bevo un ultimo drink e me ne vado a casa. C'è rimasta male, mi fa non sai quello che ti perdi, guarda che io c'ho un corpo della Madonna. Faccio lo so, però la faccia è di San Giuseppe, quindi per favore lasciami andare a casa. Che fatica essere a Milano, vivere a Milano. Allora siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa serata. Mi piace molto, avete capito che mi piace molto interagire con voi. Vi chiedo anche una cosa, se volete fare magari la fine delle foto, cerchiamo di fare in modo che non ci sia troppa confusione. Vi chiedo di spostarvi tutti da questa parte, tutti, 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 perché io ho parcheggiato lì. No, quindi poi quando scendiamo, se volete fare la foto, sarà più che gradito. E voi avete la fortuna di vivere a Vitorchiano, Vetralla, Pomarzo, San Soriano Cimino. Cioè a Milano si trovano dei personaggi che voi non avete idea. Io vivo sui Navigli a Milano. Qualcuno di voi è stato a Milano sui Navigli? Cioè a una certa ora della sera puoi incontrare chiunque. Io mi ricordo sempre uno che mi ha incontrato venendo verso di me e già da lontano mi guarda e comincia a fare, mi si para davanti, mi fa ristoria pizzolante, mi fa ti faccio un pampero. E faccio no, guarda, hai sbagliato personaggio, io faccio un altro personaggio. Faccio, e lui mi fa ah cazzo, scusa, ho capito chi sei, sei quello che fa la suora, te rido tante, ma tante tante tante. Faccio non sono nemmeno la suora. Mi guarda e fa oh, comunque sei un grande Pintus. Ma la gente è strana, ma non è finita mica qui. Quindi va, io vado a piedi verso casa, mi insegue con un foglio e una penna, mi si para davanti e fa oh senti, ti chiedo un'ultima cortesia, mi faresti l'autografo di Pintus? Io gli ho scritto Pintus in stampatello, è andato via contento. È amico di Monio, ho detto, questo è un cuore del genere. E poi voglio dire una cosa, molte volte quando incontro persone in giro per una delle domande, io ho lavorato con le donne più belle della televisione e mi chiedono sempre, ma senti, dimmi una cosa, ma com'è Belen? Allora voglio rispondere a questa domanda dicendo una cosa, e parlo soprattutto ai maschietti presenti qua questa sera, non fatevi ingannare dalla bellezza delle donne che fanno televisione, perché sono donne che per stare davanti a una telecamera passano ore e ore al trucco e al parrucco, hanno uno stuolo di truccatori e di parrucchieri che non avete idea. Io dico che le vere bellezze sono qua questa sera alla festa di San Michele Arcangelo a Vitorchiano. Donne vere, donne meravigliose, donne che la mattina si alzano, vanno a lavorare, accompagnano i figli a scuola, vanno a fare la spesa, rompono le balle ai mariti. Sì! Queste sono le donne che noi vogliamo, andate a fare la spesa, donne! Chiedete a Belen di aiutarvi a fare la spesa! Siete lì col carrello e fa, Belen, senti per favore, portami dei pelati, torna con Bisi e signorini! E non sto scherzando! E per rispondere a chi mi chiederà dopo com'è Belen, ve lo dico io, vi rispondo già io, che ho lavorato per tanti anni con lei, a stretto contatto, e Belen, ve lo dico io, la mattina quando si sveglia la mattina ed è senza trucco, è una figa ragazzi, meravigliosa. Grazie a tutti, è stato un onore essere qua questa sera alla festa di Michele Arcangelo. Ringrazio tutto il comitato feste. La serata non finisce, vi chiedo solo una cortesia, se vi siete divertiti fatemelo sentire questa sera.